Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti qui di nuovo su Magic Duels Origins con Nissa Raven. Siamo di nuovo allo stesso punto in cui ci siamo lasciati lunedì. Sì, lunedì dovrebbe essere stato. Contro la tribù di Bogart, di Humphrey Bogart. Che non c'entra niente Humphrey Bogart, però va bene lo stesso. Questo non me lo ricordavo. Ballot schiantaboschi. No, sì, me lo ricordo. Sì, me lo ricordo. Era molto bello. A me piaceva tanto. Mi piacevano anche il cervo delle radure al pascolo. Che dicevo. L'altra volta, cosa che avevo detto? Radura il pascolo del cervo. Non lo so, una roba del genere. Il prescelto di Nissa. Sì, mi piace questa mano. Dai, manteniamo questa mano. Sto giro li ariamo. Oh, cos'è sta roba? Il fuoco di Catrame, ha preso un fuoco di Catrame. Ok, ma perché? Perché quello gli diceva che doveva rivelare una carta. Ah, vabbè, ma chi se ne frega, scusa. Ma poteva anche metterla in caput blocco tappata, tanto non ha niente da giocare. Boh. Ah, no, forse dice rivela una carta, se quella carta è Goblin, allora... No, puoi rivelare... una carta Goblin, se non lo fai lo blocchi. Cioè nel senso entra tappata. Ma allora scusa, poteva farla entrare tappata. Ma cosa gliene frega? Ma è un ma. Mai capito sta storia. Sciamano delle assurdità, è un po' assurdo. Sacrifica un Goblin, metti sul campo di battaglia due pedine creatura, farabutto Goblin 1-1 d'ere. Va, vediamo. Tra l'altro mi scuso se ho la voce un po' nasale, ma sono appena uscito da un raffreddore, quindi sono un po' nasalizzato. E tra l'altro ho un orecchio completamente tappato da un giorno e mezzo. Ho un orecchio sinistro da cui non sento praticamente un Kaiser. Nonostante abbia le cuffie, mi sembra di avere un audio in mono e non in stereo. Spero non si senta troppo, non dia troppo fastidio la mia voce così nasale. Tipo Bobo mio. Il tedoforo di bottone fangoso muore. Ah sì, me lo ricordo. Era un rosso nero già, vero, il suo mazzo. Noi abbiamo delle ottime carte, solo che il problema è che dobbiamo riuscire a counterare per bene. Il cervo della radura al pascolo è quello che continua a buffarci di vita e non è niente male. Però allora lui ci dice di attaccare quel prescelto di Nissa, perché sì, perché sì. Però lui potrebbe decidere di sacrificare il tedoforo così da infliggere 3 danni al mio cervo delle radure al pascolo. Spero che invece l'infligga a me, ma credo proprio che mi ucciderà il cervo delle radure. Infatti. Eh sì, eh sì. I'm sorry, cervo delle radure al pascolo, but... Devo ricordarmi il turno dopo di a iniziare il turno con il cervo delle radure e non con la foresta. Sciamano di assurdità. Buon salve. Vessatore di calabroni. Ma porca d'una miseria. Ma è pieno di gente che dà dei debuff. Adesso quando attaccherò giocando il cervo della radura al pascolo, mi ucciderà il cervo della radura al pascolo probabilmente. E quindi forse non mi conviene attaccare. Sì, forse mi conviene stare in difensiva, effettivamente. Lui mi dirà, attacca con quello, ma è meglio di no. Ah no, mi dice salta l'attacco. E io dico, beh, GG, sì, salta l'attacco. Ah, ma se l'hai ucciso? Ah, con quella, oddio, avrei dovuto attaccare a sto punto, allora. Ma perché stai Yami sta dando dei consigli senza senso? Istinti selvaggi, ok, no, io gioco un rinoceronte alla carica che è molto molto utile. In realtà preferirei avere anche l'evocatrice, come si chiama? Quella che mi piace tanto. Confermo l'attacco, sì. Quindi alla fine i miei cervi delle radure là sono morti. Cervi delle radure al pascolo, sì.
attacca con tutto. Oh, però io credo che bloccherò questo. Ogni Boggart ha una zietta, ma non tutti hanno una mamma. Ma che case? Sì, blocco quello. Grazie. Ma che case? Oh no! Fuck. Ma vaffan, brodo. Porca pupazza. Porca di una miseria. Oh, mi sta fregando in pieno. Sto giocando esattamente come vorrebbe lui che io giochi. Santi, non mi devo stare più attento. Mi sta uccidendo troppe creature. Ho sacrificato troppe creature finora per potermi... No, questo non ha alcun senso ora come ora. Metto il ballo, ti schianta poi i boschi e boh. Questo che cos'ha più che altro? Infligge un danno, quindi lui probabilmente non attaccherà con quello, ma lo tapperà e boh. E... dice di attaccare con questa perché non ho più mana. Vabbè, attacco con questo, lui difenderà con uno di questi farabutti. Oh no, forse non... No, non bloccherà per niente. Perché non gli conviene. Adesso mi attacca con tutto. Tranne con quello. Quello lo tapperà e basta. Oh santi nomi. Mi uccide questo. A gratis proprio. Mi sta uccidendo tutto senza avere un Kaiser di nulla. E mi fa anche 5 danni. Ma è possibile che io con la terza o la quarta debba sempre penare come un dannato? No, questa l'ho iniziata malissimo perché ho sacrificato tutti e due i miei cervi di, delle radure selvagge in modo idiota proprio. Devo riflettere sulle azioni che faccio, devo riflettere. Come lui, si è bloccato o sta pensando? Lo tappa infatti, come avevo detto, CVD. E gioca una terra, vabbè. Eh sì, io faccio così perché quello... Devo fermarglielo, in più adesso attacco con... Sì. Mi conviene sfruttare il buff che ha preso. Adesso mi farà due danni e non glieli potrò parare, ma... Se non altro io gli ho fatti 4. E gli ho ucciso quel tizio scomodo. Non è ancora detto niente, però... Questi sono goblin, eh. Devo starci attento. Devo ricordarmi di quell'abilità là. Perché se lui sacrifica un goblin, prende +2/+2. Ed è istantaneo. Mostra primitivo, una creatura bersaglio prende +1/+1 fino alla fine del turno per ogni fresta che controlli. Questo è un istantaneo, potrei usarlo per... Ma io farei come prima effettivamente, così e così, boh. Uccidi quello là, potrebbe essere molto scomodo. E... Ah, questo prenderebbe +7. Però 7, 4, 11. Non lo ucciderei comunque. Quindi no, attacchiamo così senza il buff per ora. E questo ce lo teniamo se per caso dovesse servire dopo. Potremmo farcela, eh. Abbiamo questa carta qua che è abbastanza OP. Poi a parte, se avessi attaccato con 11 lui si sarebbe... No, non poteva bloccare perché erano tutti e due in attacco. Ah, e vedi, ora se ne tiro uno in difensiva. Non è idiota. Non è proprio per niente idiota, perché sa che se per caso io mi buffo questo, lui ci crepa come nulla. Io da quel punto di vista sono molto poco furbo. No, non lo gioco perché me lo blocca. E lo perderei a gratis. E attacco con tutto, sì. Perché non mi dice di attaccare? Forse... No, non ha nessuna carta. O perde 2 punti vita, o sacrifica il goblin, ottimo.
Preferisco che sacrifichi il goblin. Continua, no, non uso un oggetto primitivo, che senso avrebbe? Allora, siamo pari ora come ora. Ma se io riesco a piazzare bene questa carta, vinco. L'unica questione è che appunto non ha attaccato. Però ho l'evocatrice di cuore selvaggio. Ottimo. Ottimo, solo che quando la gioco non potrò più... utilizzare la sua abilità. E devo attaccare di nuovo con quello. Lui non ha carte, quindi bloccherà per forza con quello. O blocca... No, non blocca. Secondo me non blocca. E invece blocca. Eh no, deve per forza bloccarsi. Deve cercare di mantenersi la vita, sperando che in questo turno gli capiti qualcosa di utile. Ah... Però per fortuna non abbia nessuna creatura con costituzione, cioè con difesa 2. Per ora, quindi... Io direi di usare questa abilità qua, su se stessa, in modo da darle travolgere. E in più questa, su di lei, e attaccare con lei. Così che se per caso lui dovesse... bloccarmela. Vabbè, a parte che ci sopravvivono tutte, ma abbastanza travolgere e abbastanza danni, sì. Ok, muore. Però gli faccio comunque 16 danni, che è davvero ottimo. Quindi alla fine, yeah, ci è andata bene sto giro. Ottimo, ottimo, ottimo. 12 minuti, sono indeciso se buttarmi già sull'ultimo oppure no, ma diciamo che quasi quasi conviene. Assisti sgomenta al massacro di un gruppo di Boggart per mano dei cacciatori. Sei inorridita per l'omicidio di queste creature innocenti. Ah, ma dopo averli uccisi dici che sono innocenti? Dwinen afferma che la sgradevolezza dei Boggart è una ragione sufficiente per ucciderli. Non puoi tollerare una tale malvagità. Ma neanch'io posso tollerarla, scusa un attimo. Ci abbiamo perso 2 episodi per uccidere della gente inutile. Adesso dobbiamo picchiare gli elfi, vuoi vedere? Intervieni in difesa dei Boggart e immediatamente Dwinen e i suoi elfi ti attaccano. Mentre ti inseguono tra i boschi, senti crearsi una connessione con questa nuova terra. Fai appello sia ai tuoi poteri elementali che alla tua abilità di guerriera Yoraga. O Yoraga. Questi elfi non sanno ciò che li attende. Beh, io non so cosa attende me, più che altro Dwinen. Tra l'altro sto pensando che forse l'anno scorso come avatar avevamo proprio scelto Nissa Reven. E devo dire che per ora è quella che mi piace di più come background. Allora, cosa abbiamo di nuovo? Bosco della linfa gocciolante, che è una terra che funziona come una terra, però può farmi guadagnare punti vita. Che ottimo. Un servo delle radure al pascolo, istinti selvaggi e reami sconfinati. Passa nel segno al tuo grimorio per trovare fino a X carte terra base, dove X è il numero di carte di terre che controlli. Oh sì, mi piace un sacco. Cioè, più terre hai, più ne prendi. Mantieni, mi piace, dai. E costa? Beh, costa parecchio. Però effettivamente, una volta che hai 7 terre, vuol dire che ne puoi giocare altre 7. È una roba molto OP. Sì, giochiamo questa. Entra tappata, ma tanto non possiamo giocare niente con una sola unità di mana. Allora, esilia una carta elfo dal tuo cimitero. Il rampicoltore sfregiato prende +3/+3 fino alla fine del turno. Non mi piace molto. Sì, mia madre passa l'aspirapolvere sempre tutte le domeniche mattine quando io registro. Bella storia. Spero che non si senta come al solito, ma abbiate pazienza. Mi dici di giocare di nuovo il bosco della linfa gocciolante, perché tanto non posso giocare altro effettivamente. Quindi andiamo così. Questo vorrei effettivamente ucciderlo. Però questa potrebbe essere
molto peggio, perché può continuare a spammare elfi 1-1. Cioè in realtà 2-2, perché lo gioca e poi lo buffa, quindi gli dà un buff. Che lo buffa mi sa tanto di... boh, qualcosa di buffo. Allora, giochiamo la foresta e giochiamo il cervo delle radure al pascolo. Ottimo. Quella che è l'altra abilità? Ah, guadagni un punto vita. Solo se hai però due o più permanenti verdi, però ne abbiamo solo uno di permanente verde. Guarda quanti elfi sta spammando. Ok che è un'intera tribù, ci siamo messi contro un'intera tribù, però... Allora, giochiamo una foresta che mi fa guadagnare due punti vita. Poi cosa mi dici? Istinti selvaggi per seccare questa? No, più che altro per seccare questa mi conviene. Perché toglierebbe il +1/+1 e toglierebbe la possibilità di... Sì. Questo dà un +2/+2. Quindi dovrebbe effettivamente permettermi di tirarlo giù. Ah, ho usato la sua abilità in modo da giocare un altro tizio. Attacco? No, potrebbero uccidermelo. No, non posso. Effettivamente lui mi consigliava di saltare. Non posso rischiare che mi muoia il cervo delle radure al pascolo, perché è una grande fonte di vita e ho bisogno di tanta, tanta, tanta vita. E poi lo uso in difensiva contro un elfo idiota qua. Aspetta, questo però mi conviene di più, vero? Perché ha l'abilità... cicciona, là. Che però potrebbe usare adesso. Infatti, stupido, ci ho pensato un nanosecondo dopo... Porca d'una miseria, che idiota che sono! Sono un idiota, ragazzi. Potete mettere un sacco di dislike sotto questo video perché mi sono comportato come un idiota là. E questo qua non mi piace per niente. Perché ogni volta che gli uccido un elfo, lui ne mette un altro. Non ho Sylvanthropy, però... non discuto il nome di foresta. Scusatemi, ragazzi, ma... c'ho un fastidio alla gola. Ribbio. Un fastidio... bah. Sì, ho il muto sul microfono, ma... sì, dovrei usarlo, effettivamente. Sciamana della banda. Quando la sciamana della banda entra nel campo di battaglia, un avversario per... bersaglio... naturalmente deve anche salire le scale. Ah, sta spirpolle. Un avversario bersaglio prende punti vita pari al numero di elfi che controlli. Porca d'una miseria! Sta Dwinen del Kaiser. E adesso mi attacca con mezzo mondo. E no, naturalmente non con tutto il mondo, perché glieli secco fa facile quelli. Non ha voluto impegnare niente di più. Cervo delle radure al pascolo metterei, sì. E poi gioco la foresta. Controlli 6 terre, me ne manca ancora una. Ah, però questo non è quello che va ad attaccare l'altro, quindi no. Però questo potrei utilizzare per guadagnare dei punti vita, effettivamente. Che non è male, non avendo tante possibilità. Devo starmene un po' in difensiva ora come ora, eh. Quindi salterò l'attacco, fintanto almeno che lui non abbia a travolgere. Perché sennò lui si può buffare un sacco e...
E in più per ogni elfo che gli muore ne gioca un altro. Quindi lo giochiamo quello e prendiamo due punti vita. Oh, sì, uso questa. Avrei potuto tenerla per più tardi, ma... Ho per caso altre di quelle? No, avevo solo quelle due. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Che mi daranno tra l'altro un buon buff qua con il cervo delle radure al pascolo. Certo, ne avessi avuti due sarebbe stato meglio, ma... Salto l'attacco, perché questo qua non ha travolgere e non voglio rischiare fin tanto che lui non abbia travolgere. Il come lui non rischierà, credo. Se attaccherà, attaccherà con quelli da poco. Ah no, attacca con quelli. Allora, aspetta un attimo. Allora. Questo 2-2, boh. Ah, ma perché vuole sfruttare questo? Ogni qualvolta un elfo non pedina viene messo nel cimitero, puoi mettere sul campo una battaglia di battaglia una pedina creatura, guerriero, elfo 1-1 verde. Quindi se io gli uccido questi qua, mette due pedine 1-1. E... allora... questo vabbè, se n'è andato, voglio vedere più... No, questa è una pedina, questo che abilità ha? Ha l'abilità quella di esiliare e lui prende più 3, più 3. Sì, credo che farò così. Adesso lui se lo giocherà con un altro, ma se non altro è passato da 3-2 a 1-1. E più il turno dopo potrà esiliarlo, ma... Allora, giochiamo un'altra foresta. Così è un 16-16. Evocatrice di cuore selvaggio, ottimo. Così posso dargli travolgere. No? E a travolgere fino alla fine del turno, ottimo. Poi gli metto un altro buff e ora quello 36-36. Questa posso utilizzarla, ma utilizziamola per guadagnare un punto vita, tanto per. E ora io andrei ad attaccare con questo a 36-36 con travolgere, quindi anche se me lo blocca con... ma può bloccarmelo con quello che vuole. 1 gli muore. 2 gli muore. 3 gli muore. E gli infliggo comunque 33 danni. Che va a finire a meno 13, quindi GG. Ottimo! Strategia con le terre. Mi è piaciuta questa strategia. Ti buffi di terre e... è andato tutto su quella creatura là, che era basata sulle terre. GG, GG, sì, questa campagna di Nissa mi è piaciuta, quella che mi è piaciuta di più, sì, e anche come personaggio Nissa Reven mi è piaciuto parecchio. Esistono molti luoghi che potresti visitare ora che sei una Planeswalker,
ma il ricordo dell'antico orrore assopito nel tuo piano natale ti perseguita. È il momento di tornare su Zendikar e prepararti per ciò che accadrà. Spettacolo. Sì, siamo sforati, 25 minuti e passa, ma sono molto contento di aver concluso la parte di Origins. Prossimo episodio, lunedì prossimo, ci butteremo su Zendikar, che sono altre 5 battaglie, non altre 5 campagne, una campagna di 5 battaglie, come abbiamo visto qualche episodio fa. E niente, io vi invito a lasciare un mi piace se l'episodio vi fosse piaciuto, a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata a tutti. Ciao! E forza Nissarven, grande Nissa. Ciao!